Le 19.47, buon mercoledì sera dagli studi di TG 2000, questa sera andiamo in onda in edizione ridotta per poter continuare a seguire insieme in diretta le ultime ore della visita in Messico di Papa Francesco. Dunque subito in primo piano la politica, tiene banco la polemica sulle unioni civili e la sospensione del voto dopo il no dei grillini al cosiddetto canguro, l'emendamento che cancella tutte le richieste di modifica del testo. Se ne riparla dunque fra una settimana. Sentiamo Augusto Cantelmi. In un clima rovente tra scontri, liti e quasi risse, è difficile immaginare l'approvazione di un testo che tanto divide come quello sulle unioni civili. Quindi nulla di fatto, tutto rinviato alla settimana prossima, mercoledì 24 febbraio, quando si tornerà al Senato per riprendere il cammino del disegno di legge Cirinnà, un cammino che improvvisamente si è trasformato in una corsa ad ostacoli. La stessa madrina del testo, Monica Cirinnà, dopo il dietro front del Movimento 5 Stelle, non nasconde la sua delusione e minaccia l'addio dalla politica. Questo è dovuto all'implosione della maggioranza che avevamo costruito per colpa dei 5 Stelle e del loro passo indietro. Ma è l'intero PD ad uscire a pezzi e si studiano nuove strategie come quella di riaprire tutto il dossier Unioni, stralciare le adozioni e trovare un'intesa con i cattolici Dem e i centristi di Area Popolare. Sono contrari alle step child adoption perché è stata scritta male, fatta male e portata avanti a peggio. Si lavora dunque per uscire dal pantano in cui si è finiti, sullo sfondo la possibilità di dividere in due il testo Cirinnà, il capitolo diritti e quello adozioni. Annunciati oggi dal direttore generale della RAI Antonio Campodall'Orto i nuovi direttori delle reti. Allora Andrea Fabiano da vice diventa il nuovo direttore di RAI 1, Ilaria Dallatana, fondatrice della società Magnolia, va alla guida di RAI 2, Daria Bignardi a RAI 3, Angelo Teodoli a RAI 4, mentre Gabriele Romagnoli il nuovo direttore di RAI Sport, domani la nomina formale nella riunione del consiglio di amministrazione. Passiamo all'economia con il prezzo del petrolio che non scende neanche dopo l'accordo tra Arabia Saudita e Russia. I due paesi nemici in Siria cercano infatti ora di allargare l'intesa ad altri esportatori per limitare il crollo delle quotazioni del greggio. Giorgio Schiavoni. Nemici sul campo ma amici di portafoglio, Russia e Arabia Saudita, l'inedita coppia. Contrapposti in Siria con Riyadh che sostiene l'opposizione e forse l'ISIS e Mosca che cerca di tenere in piedi il regime di Assad a braccetto per limitare il crollo del prezzo del petrolio, la loro principale se non unica voce di entrate. Sarebbe il primo accordo mondiale sul petrolio in 15 anni ma il tentativo incontra difficoltà. Dopo l'intesa di ieri che congela la produzione ai livelli peraltro altissimi di gennaio, infatti le quotazioni dell'oro nero sono calate, attestandosi poco sopra i 30 dollari a barile. Russia e Arabia Saudita, infatti, finora hanno trovato l'accordo solo con Qatar e Venezuela. Mancano almeno due convitati di pietra, Iraq e Iran. Quest'ultimo, in particolare, rappresenta un grosso problema, visto che non ha nessun interesse a limitare le sue esportazioni di petrolio dopo anni di sanzioni internazionali. La rivalità tra persiani e sauditi, inoltre, è molto più accesa e consolidata di quella tra Riyadh e Mosca. Un'alleanza tra i due acerrimi nemici del Medio Oriente, capofila di sciiti e sunniti, su quanto di più prezioso hanno, cioè il petrolio, non sembra all'orizzonte. Intanto arriva dalla Turchia la notizia di una potente esplosione di un'autobomba vicino a una base dell'esercito ad Ankara, notizia che è arrivata poche ore fa, esplosione che ha investito un convoglio militare, un primo bilancio parla di almeno 5 morti, 10 feriti, l'ordigno sarebbe saltato al passaggio di un pullman militare a circa 300 metri dal quartier generale delle forze armate, non distante dal Parlamento. In corso le indagini, il portavoce di Erdogan ha definito l'esplosione un atto di terrorismo. Parliamo adesso di una piaga del nostro paese, ossia il business delle agromafie. Nel 2015 ha superato i 16 miliardi di euro, un fenomeno che mette a dura prova anche la qualità del cibo che arriva sulle nostre tavole. Giuseppe Caporaso.
Il business delle agromafie ha ormai superato i 16 miliardi di euro nel 2015. Per raggiungere l'obiettivo i clan ricorrono a qualsiasi tipo di reato, dall'usura al racket, dall'abusivismo edilizio ai furti, fino alle macellazioni clandestine e al danneggiamento di colture. Si punta poi all'appropriazione anche di vasti comparti dell'agroalimentare, distruggendo la concorrenza. Il tutto determina spesso anche aspetti patologici, come la lievitazione dei prezzi di frutta e verdura fino a 4 volte nella filiera. L'area con presenza più significativa dell'associazione criminale in questo campo è Ragusa. L'Italia ha un brand molto positivo all'estero, evidentemente le mafie provano a inserirsi e poi ci sono tanti profili di grande interesse rispetto a questa situazione, profili di interesse che vanno per esempio a capire come si interfacciano le questioni sulla terra dei fuochi rispetto per esempio all'immagine complessiva dell'agricoltura del paese. Il rapporto evidenzia anche l'efficacia dei controlli per combattere le agromafie nello scaffale ed il sequestro di milioni di prodotti adulterati, contraffatti e senza garanzie sanitarie. Sicuramente cresce il fatturato delle agromafie, abbiamo superato i 16 miliardi, ma cresce un'attività di controllo importante, oltre 100.000 controlli nel 2015, che ci fa capire una cosa sostanziale. Noi scopriamo le frodi perché abbiamo un grande sistema di controlli che sta tutelando il cibo più sicuro e di più alta qualità nel mondo. La cronaca adesso ci porta a Torino, dove i carabinieri hanno scoperto in una scuola che alcuni ragazzi mettevano all'interno delle sigarette elettroniche hashish e marijuana per poi fumare nell'istituto. 17 le persone indagate, fra queste un giovane è finito agli arresti domiciliari. Avrebbero creato una vera e propria rete di spaccio che si estendeva anche ai comuni vicino il capoluogo piemontese. Torniamo adesso a parlare della strage di San Bernardino negli Stati Uniti, strage dello scorso dicembre in cui sono morte 14 persone. L'FBI ha chiesto alla Apple lo sblocco del telefonino iPhone di uno dei due killer, così da utilizzare le informazioni ai fini dell'indagine, ma l'azienda si è opposta alla richiesta. Silvio Vitelli. La diatriba è di quelle che intaccano le fondamenta della democrazia. Il casus belli è quello della strage di San Bernardino, 14 morti e 23 feriti nel centro per disabili californiano. Il telefonino dell'attentatore potrebbe contenere informazioni preziosissime nella lotta al terrorismo, ma non se ne conosce la password. Basta sbagliarla 10 volte e i dati si distruggono. Ecco allora che il giudice ha emanato un'ordinanza nei confronti della Apple, la società produttrice dell'iPhone in questione, chiedendo collaborazione per decriptarlo. La risposta è tutta in questa lettera di Tim Cook, amministratore di Apple. Ci opponiamo, scrive, perché si tratta di un precedente pericoloso, un eccesso da parte del governo americano. Nelle mani sbagliate, questo software avrebbe il potenziale di sbloccare qualsiasi iPhone. Sarebbe come dare al governo una chiave capace di aprire milioni di serrature. Il caso resta dunque aperto, ma non è la prima volta che ai giganti della tecnologia vengono richieste le chiavi per aprire i dispositivi da loro prodotti. La stessa Apple ha migliaia di istanze provenienti da governi e procure di tutto il mondo, Italia compresa. E qui sta il dilemma. Se in democrazia i massimi provvedimenti in tema di sicurezza sono prerogativa dello Stato, può il mondo accettare che questi siano assoggettati alle decisioni di aziende private? Cambiamo argomento. Il grande imam della moschea di Al-Azhar potrebbe incontrare Papa Francesco in una prossima udienza in Vaticano. Una nota della sala stampa della Santa Sede ha dato conto di una visita di una delegazione vaticana nel grande centro della cultura islamica sunnita al Cairo, in Egitto. La delegazione, al termine di un incontro segnato da dialogo e cordialità, ha espresso la disponibilità a ospitare in Vaticano il grande imam appunto per un incontro con Papa Francesco nella prospettiva di una ripresa del dialogo con il centro islamico egiziano. Questa era la nostra ultima notizia, io vi lascio allora con il diario di Papa Francesco e stiamo vedendo già le immagini, l'incontro di Papa Francesco appunto a Ciudad Juarez con il mondo del lavoro. Buon proseguimento su TV 2000.